Allora, io so veramente poco di questo portiere, c'è da dirlo. Diciamo che viene dal Brasile e i portieri brasiliani non sono mai troppo cioè, ovviamente se mi viene il Giulio Cesar della situazione, salva di cielo, lo abbraccio, gli bacio la capoccia. Però comunque, lasciando stare tutto, diciamo comunque che è sempre un giocatore che viene dal Brasile, che comunque potrà essere il portiere titolare del Brasile come dicono tutti, ma viene comunque sempre dal Brasile, anche perché adesso chi è il portiere titolare del Brasile? Era Neto, ma Neto fa panchina alla Juventus e quindi non gioca. Gioca Alisson, però comunque è sempre una cosa abbastanza. Diciamo c'è Alisson che comunque arriva dal Brasile, arriva dal Santos se non erro. Io sono molto diciamo contento di aver preso un nuovo giocatore comunque a pochi soldi, un prospetto, diciamo un futuro campione, ne parlano così, perché comunque poi anche se lo voleva il Barcellona, lo voleva la Juventus, non penso sia un coglione, diciamoci la verità, non penso sia un coglione se lo volevano, cioè tutte queste squadre, non penso nemmeno che le squadre che lo volevano siano delle dementi, cioè se lo volevano un motivo c'è. Che culo, che culo, che è successo qua? Intanto mi sono cascati tutti i soprammobili. Che culo, grandissimo Manolas, era Manolas. Che culo, ragazzi, parlavo di sfiga, ma che culo. E poi lì Alisson, bravissimo, mamma mia, mi sono cagato sotto in un modo assurdo. Tanta attenzione a Deco Madrid, fuori gioco, questo è fuori gioco. Ce lo faranno rivedere. Mamma mia, che culo. Mamma mia che culo ragazzi, noto dell'Atletico Madrid, in avanti, attenzione il tiro, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, questo è Vietto, chi è? Mamma mia Alisson che ha preso, ragazzi, mamma mia, ma come l'ha preso con la faccia? Mamma mia, grande Alisson, un applauso per Alisson, non credo che era Vietto, ci vado in mezzo cucchiaio, dovrebbe essere Vietto, non vuole già sentire sia Vietto. Che tristezza ragazzi, Alisson Becker è un nuovo giocatore del Liverpool, 75 milioni di euro è una cifra monster, secondo me non si può rifiutare. Alisson ha fatto un anno e mezzo a Roma, ha fatto 6 mesi ottimi da vice Szczesny, poi secondo me, almeno secondo il mio punto di vista, ha superato Szczesny nell'ultima stagione a livello qualitativo, a livello di portiere ha superato Szczesny. E ci sta che questa cifra sia stata spesa, è altissima. Alisson per me è il top, cioè ragazzi, veramente Alisson per me è il top, è il miglior portiere che abbia mai visto a Roma, che io abbia mai visto a Roma, credo che uno così forte non ci sia mai stato. Olsen è un nuovo giocatore della Roma, è ufficiale, abbiamo preso Olsen ragazzi, circa 12 milioni e mezzo di euro, ne dà l'annuncio Sky. Sinceramente ho i miei dubbi, cioè nel senso, allora so che la Roma non avrebbe speso per un gran portiere, per il semplice fatto che comunque cazzo, se tu vendi un portiere a 75, cosa li spendi a fare in altri 50 per un portiere? Però rimango dubbioso semplicemente per il fatto che mi sembra strano aver preso un primo portiere che comunque Olsen alla fine farà il primo per quanto mi riguarda. Un primo portiere che ha 28 anni, il secondo che ce n'ha 34, il terzo che ce n'ha 18. Mi sembra una cosa un po' surreale. Solitamente si prende il primo affermato, il secondo giovane, il terzo vecchio. Non ho capito sto. Non so contento. Guarda, ti voglio dare tipo un 6 sulla fiducia perché Monchi lo conosce meglio di me e perché lo reputo un buon portiere. Però dopo la partenza di Alisson, non dico che mi aspettassi Courtois per dire che è parlato via 35 milioni, ma lì c'è il problema della volontà del giocatore e dell'ingaggio. Odio che critica Olsen, ragazzi, perché non l'avete visto. Cioè, potrebbe tranquillamente essere Gesù Cristo. Con la Svezia ha fatto un gran mondiale. Diciamo che forse mi aspettavo qualcosina di più, però anche Alisson, oggi stavo riguardando il mio video post acquisto di Alisson, dissi, secondo me è molto bravo, non è un caso che è il portiere del Brasile, però diciamo che il Brasile ultimamente non è che c'ho sti gran portieri. Ma secondo voi, mi può rotere il culo pure perché faccio il video in ritardo? Porco tutto, che mia madre, più lenta di Fazio per venirmi a prendere, ha trovato traffico. Allora, io sono sicuro, io sono certo, che un giorno a Olsen gli troveranno una disabilità che noi non sappiamo, ma è partito anche un bambino, che noi non sappiamo. Stekelenburg, voi ricordate Stekelenburg? 3 anni dopo si è scoperto che era sordo da un orecchio e non lo sapeva nessuno, manco lui, probabilmente gli avevano chiesto da cuore orecchio, ma sei sordo? Lui avrà fatto... Così, perché non ha capito, hanno detto no, non so. Probabilmente Olsen non è sordo, è cieco. Probabilmente Olsen è cieco. È cieco, è cieco. Perché non è possibile. Oggi l'ennesima cappellata. Oggi l'ennesima cappellata. È sick, ma ha fatto una bella parata su Verdi. Bravo, bravo, che cazzo ci famo? Bene, sono contento. Bella parata su Verdi. Poi ha fatto una cappella grossa così, che lì, ragazzi, un bambino la prendeva, ok? Prendiamo il gol 2-1 e crolliamo. Bravo, bravo. Oh, complimenti, eh?
Però ha fatto la parata su Verdi. Però ha fatto la parata. Che poi mi dispiace per Olsen. Perché lui, ma che c'entra? Lui l'hanno messo lì. Cioè, giocava al Copenaghen. Lui ogni giorno dirà: io non capisco perché la gente gliel'ha con me. Ma ha chiamato la Roma. Io giocavo al Copenaghen. Non è che giocava al Barcellona, giocava al Copenaghen. Cioè, e quello è il problema. Il problema non è che hai venduto Alisson e hai preso un portiere normale. Perché hai preso. Non ti chiedevo una saracinesca. Non ti chiedevo una saracinesca. Ma quantomeno un che cazzo ne so, una tenda, no, una tenda para di più. Io, noi ci avete fatto fare una Serie A senza portiere. Basta. Io di situazioni tristi, depresse, che non mi facevano dormire la notte, ne ho viste tantissime. Ma questa mai. Allora, ieri vado su Instagram e dico, beh, potrei fare un post. Metto un'immagine carina e nel contempo taggo Olsen dicendo che quella cosa, chiunque essa sia, tipo che ne so, un portavideocamera, una bottiglia o quel che sia, più aderenza delle mani di Olsen. Vado a cercare Robin Olsen e non me lo trova. Al che dico... Ma probabilmente è perché io non lo seguo, perché chi seguirebbe Olsen oggettivamente? Chi seguirebbe Olsen? Vado a cercarlo e non lo trovo. Dico, ma Olsen ha chiuso il profilo? Mi informo. Mi dicono, no, Olsen il profilo non l'ha chiuso. Penso immediatamente che Olsen abbia chiuso il profilo per i vari insulti. Ha chiuso il profilo. No, Olsen il profilo non l'ha chiuso. Mi viene subito confermato questo. Al che io dico, scusa, io cerco Robin Olsen. Vado sulla pagina ufficiale. C'è Robin Olsen il tag. Clicco e esce fuori questo. Robin Olsen mi ha bloccato. Sì cazzo, Olsen non lo voglio più vedere manco scritto, non mi scrivete manco più Olsen, l'ultima volta che voglio vedere Olsen scritto in questo libro che scrivo, non voglio più vedere Olsen manco scritto ragazzi, sarà un caso che ogni volta, cazzo, che gioca Mirante c'è una difesa in linea. E andiamo, non mi sembra vero, ci siamo tolti dai coglioni anche l'ingaggio di Olsen se ne va via, Fabrizio Romano parla e dice Robin Olsen is close to join Sheffield United from AS Roma, here we go son. Ciao Olsen, ce lo siamo tolto dai coglioni, Aleo, che poi in realtà va solo in prestito.